a te a tutti ciurma e benvenuti Reggio Chirina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa finalmente, dopo essere riusciti a liberare il nostro zio, abbiamo recuperato il castello di Kaneda, ma nel frattempo il Kotun Kan è andato a prendersi il castello Shimura, per cui attualmente il nostro obiettivo è proprio quello di riconquistare il castello Shimura e di riuscire a cacciare una volta per tutte le forze mongole che hanno invaso la nostra isola. Per cui il nostro zio ci ha affidato diversi compiti e la volta scorsa siamo andati a trovare un pirata di nome Goro, al quale abbiamo affidato un messaggio da consegnare direttamente allo shogun per mandare samurai in rinforzo. E tra l'altro nostro zio ci ha confessato di voler ufficializzare in ogni modo Jin come proprio erede, quindi vuole considerarlo suo figlio a tutti gli effetti, e questo è stato un gesto molto dolce a mio parere. Quindi attualmente ragazzi non ci resta che andare a reclutare forze da Yarikawa e andare a recuperare la nostra armatura di famiglia. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver parlato appunto con nostro zio, il quale ci ha affidato il compito di andare appunto direttamente a Yarikawa. Infatti attualmente la destinazione più vicina è proprio quella di Yarikawa. Yuna è convinta di poterci aiutare a reclutare la gente di Yarikawa, anche se il loro odio per Lord Shimura risale a quando lui ne soffocò la ribellione. Infatti questa è una cosa che nostro zio aveva detto, che la gente di Yarikawa purtroppo non lo poteva tanto soffrire proprio perché in passato aveva soppresso una loro ribellione. Per cui io direi ragazzi che andremo appunto prima di tutto qui, non possiamo fare viaggi veloci ma direi che non è un problema perché questa destinazione ragazzi non è troppo distante, per cui saliamo in groppa al nostro fidato destriero e partiamo. Andiamo solo verso Yarikawa. Ok ragazzi, dovremmo esserci. Il posto dovrebbe essere questo. Vedete, campo profughi, rovine della città vecchia. Eccoli qua. Ci uccideranno a vista. Ti abbiamo liberato dalla baia di Azan. Per poco non morì. Sento che c'è un po' di dissenso da parte di Taka. Ciao Yuna, ci si rivede? Jin, eccoti. Bonsoir. Perché questa gente è fuori dalle mura? I mongoli hanno circondato Yarikawa. È impossibile entrare. Reclutare i vecchi nemici di Lord Shimura era già un'impresa. Ma adesso... Ora servono alleati anche a loro. Pensaci. Noi li aiutiamo a cacciare i mongoli e loro ci aiutano. Esatto. Dovrebbero prima darmi la loro parola. E non possiamo entrare in città. Sì, possiamo. C'è un'entrata segreta. La usavamo da piccoli. Anche se fossi ancora lì, sarebbe irraggiungibile. Vale la pena tentare. Conosco un posto da dove potremmo riuscire a superare l'assedio. Ok, minchia. Yuna ne ha sempre una, ragazzi. Ha sempre un asso nella manica. Perfetto, le mura di Yarikawa. Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione difficoltosa. Perché i mongoli hanno preso d'assedio anche Yarikawa, strano, ragazzi. Strano qui dopo tutti questi anni. Ogni cosa suscita in me dei ricordi. Allora non guardarti. Eravate qui durante la ribellione di Yarikawa? No, ce ne andammo anni prima. Eravamo piccoli. Con i vostri genitori? Diciamo di sì. Diciamo? Guai in arrivo. Oh oh. Aia. Sono diretti in città. Non fermiamoli. Ok, fateli andare. Però sono un bel po', ragazzi, eh. Porca via miseria. Via libera. Aia, aia, aia. Non sarà facile, ragazzi. Vabbè, come ogni cosa che abbiamo affrontato fino ad ora. Non so se ce la faccio. Hai visto di peggio. Ma era a casa nostra. Prima o poi, tutti devono tornare a casa e affrontare i fantasmi del passato. Dovrebbero, però non tutti sono disposti a farlo, Jin. Casa nostra. Assediata dal nemico. Porca miseria. Yarikawa non ha speranze. Viva l'ottimismo! Yuna. Dov'è l'entrata segreta? Lo vedi il fiume vicino alle mura? Guidaci fin lì e poi lascia fare a me. Non possiamo eludere un esercito.
Anche se trovassimo l'entrata, cosa accadrebbe se ci vedessero? Condanneremmo la città a morte. Taka, io mi affido alle tue creazioni. Ora fidati tu di me. Sì, mio signore. Taka. È impossibile raggiungere. Dai. Troveremo un modo. È un po' troppo, eh? Cioè, sta prendendo un po' troppa confidenza. Ti ricordo che io sono Jin Sakai. E tu mi devi la tua vita, tra l'altro. Per cui se devi essere così pessimista, gira al largo. Allora, vediamo un po'. Le mura non resisteranno a tutti questi nemici. Yarikawa cadrà, come Azabu. Conosco questa gente. Preferiscono la morte alla schiavitù. Ci sta. Di qua invece... potremmo attaccare i mongoli e farli allontanare. No, vi prego. Giusto. Troppo rischioso. Ok, allora? L'entrata segreta era laggiù, dietro l'albero bianco. Sperando che non l'abbiano trovata. Perché se no... capiamo come attraversare il campo. Sarebbe un una problema. Una volta al fiume, dovrebbe essere facile trovare l'entrata senza farci notare. Questo è il piano. Intrufolarci nel più grande accampamento nemico mai visto e poi sperare che la nostra entrata segreta sia ancora lì. Vicino a me, Taka. Certamente. Andiamo. È assurdo rischiare la vita per tornare in questo postaggio. L'idea è stata tua. Devo guadagnarmi la fiducia di tuo zio per poter lasciare quest'isola. Esatto. Yarikawa sì. Mi piaceva. Eri troppo giovane per capire. Yarikawa è un posto orrendo per una povera figlia di nessuno. E così andaste via? No. È stata colpa mia. Non è vero. Ma spiegatevi, cioè, non raccontate il resto della storia. Uno come dovrebbe capire? Vabbè, allora, in ogni caso, ragazzi, bisogna cercare di raggiungere questa benedetta entrata segreta. Ma neanche questo sarà così facile. Direi di fare fuori questo qua. Ok, fin quando restiamo al coperto, ragazzi, può andare tutto bene. Il problema è che non è così semplice. Per esempio questi qua, ragazzi, sono uno accanto all'altro, non posso fare assolutamente nulla. Quindi, oddio, arriva uno a cavallo, di qua c'è altra gente. Vorrei capire da dove cacchio devo passare. Ok, vabbè, mi intrufolerò dentro questa tenda, ragazzi. Deciderà di fare dietro front o possiamo stare qui fino all'alba dei tempi? Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi, allora intrufoliamoci qua dentro. Vediamo cosa possiamo risolvere da qua dentro. Sempre se possiamo risolvere qualcosa, perché ho i miei grossi dubbi. Intanto prendo queste provviste. Ragazzi, io mi azzarderei pure, però appunto uso i campanellini perché se no non posso farcela. Mi sa che mi tocca, ragazzi, mi tocca provare ad usare il campanellino. Allora, facciamo spostare prima quello là, sempre... se però c'è quello a cavallo, dobbiamo aspettare che si sposti. Aspettate, ragazzi. Voglio provare a fare qualcosa di stealth per bene. Il problema è che questo qua fra un attimo tornerà... quindi... Chiharu, eh? Ecco qua. Non ci posso credere, non se ne è accorto. Che sia zitto! Ecco qua, non ci posso credere. Ah, c'era un altro qua. Perfetto. Davvero fantastico e tutto meraviglioso. Meno male che avevo appena detto voglio provare a fare qualcosa di stealth fatto come si deve. Andiamo. Allora, probabilmente mi sto solo complicando la vita perché devo semplicemente capire da che parte il fiume, ragazzi. Perché magari non è di là che devo andare. Fatemi un attimo vedere, Probabilmente devo fare il giro di qua. Magari è un pochettino più semplice. Prendo frecce, prendo provvistine. Mi intrufolo qua dentro. Prendo questo ferro. Bene così, mi è andata veramente di sedere, Diciamocela tutta, ragazzi. Allora, almeno qua c'è dell'erba alta, ragazzi, magra consolazione. Facciamo fuori quest'altro tizio. Pensavo mi stesse avvicinando al fiume, invece a quanto pare mi sono un pochettino allontanata, ragazzi. Provviste. Probabilmente è di qua che devo andare. Allora, azzardiamoci, infiliamoci nell'erba alta. Sicuri che sia una buona idea? Pronti a correre. Il fiume è di là, ragazzi. Cioè, il vento mi indica di là. Io non so davvero come fare. Cioè, è un grosso guaio, ragazzi. Quindi o devo cercare veramente di evitarli il più possibile. Ecco. Chi è che mi ha visto? Nessuno. Non ce la faccio. Da buono.
Sta buono. Siamo arrivati. Guarda, ecco il fiume. Oh, meno male. Non guardate i corpi, fate finta di niente. Allora, devo continuare ad andare di qua, ragazzi. Ok, l'obiettivo è da quella parte, per cui proviamo ad attraversare qui. Venivamo qui a catturare le libellule, ricordi? E le facevamo lottare. Fingevamo che una fosse un samurai Yarikawa. Un samurai Shimura che perdeva sempre. Ah. Scelta interessante. Molto bene. Il fiume è cosparso di cadaveri, ma sono piccoli dettagli. Allora, l'entrata nascosta. Ho perso un attimo di vista l'obiettivo, ragazzi, perché sono arrivata sì al fiume, ma no, mi sto avvicinando. È di qua, ragazzi, mamma mia. Avevo perso un attimo di vista, ma qua ci sono dei mongoli a cavallo che probabilmente per un attimo si sposteranno se la fortuna ci assiste questa volta, per cui andiamo, ragazzi. Ce l'ho fatta, signore e signori, grazie al cielo. Infiltrati. Perfetto. Ecco come hanno resistito così a lui. Provvistine, Taka, dove vai così? Sicuro? Una volta arrivati, fa parlare me. È la tua città. Certo, faccio parlare te. Chi siete? Come siete entrati? Io e mio fratello siamo di qui. I mongoli vi hanno visto? No. Vogliamo aiutarvi a porre fine all'assedio. Dimmi prima chi era il samurai che hai ucciso per avere quell'armatura. Non è un ladro, è lo spettro. Lo spettro? Vi porterò da Ujimasa. Ma attenti, siamo tutti quanti armati qui. Dov'è? Corri a dare la notizia, subito! Ujimasa era il nome del figlio più giovane di Lord Yarikawa. Il loro clan venne sciolto quando mio zio li sconfisse. Sono ancora a capo della città, ufficiosamente. Tuo zio soffocò una ribellione e diede vita a una generazione ostile al clan Shimura. È il posto ideale. I mongoli sono sul ponte! Allora. Voi tre, seguitemi e state vicini. Che cosa succede? Disordini alla porta principale. Prevedo guai. È il loro capo! Attaccheranno! State buoni. Ci sono io! Ho una figlia! Ben trovata! Ho una figlia! Gente di Yarikawa! Io sono Temuge, capo di questo esercito! Ho imparato la vostra lingua per offrirvi un futuro! Aprite le porte prima che nel mio campo si innalzi la bandiera nera! E verrete risparmiati! Rifiutate e verrete colpiti da terribili sciagure! Scegli il tuo futuro, Yarikawa! Ci stiamo cacando sotto. Se si arrendono, Lord Shimura perderà il suo esercito. Tranquillo, sono troppo testardi per arrendersi. In tal caso, ci sarà un bagno di sangue. Hanno bisogno di mio zio quanto lui di loro. Insieme potremo respingere l'invasore. Questa gente ha brutti ricordi di Lord Shimura. Se vuole sopravvivere, Yarikawa deve dimenticare il passato. Facile a dirsi. Ujimasa so sa che siete qui. Facile, ma... Proseguite pure. Io vorrei passare dallo spadaglio. Ok, salve. Lord Sakai. Ujimasa Yarikawa. Chi avrebbe mai detto che lo spettro fosse il nipote di Lord Shimura? Fate attenzione, o potrebbe punirvi proprio come punì la mia famiglia un tempo potente. Per la ribellione aizzata contro il Gito. Sono passati anni, ora abbiamo tutti problemi più gravi. Lei chi è? Una servitrice? Sono nata qui. Eppure aiuti il clan Shimura? No, lotto per Lord Sakai. Per lo spettro. Possiamo aiutarvi a spezzare l'assedio. In cambio, Lord Shimura chiede il vostro aiuto. I mongoli vogliono conquistare il Giappone. Prima o poi perderanno interesse. E Yarikawa sopravvivrà. Come sempre. Deve andare meglio. Cerchiamo Taka. Ujimasa è un idiota. Possiamo convincerlo. Presto Yarikawa brucerà assieme al resto dell'isola. Non so cos'altro potrebbe convincerlo. Cioè, io la vedo difficile, perché se si è rifiutato comunque di darci una mano, anche sapendo che lo avremmo aiutato adesso,
Boh, come altro può andare? Di male in peggio. Che bellezze. Taka veniva ogni giorno da questo spadaio. Gli lasciava usare il metallo di scarto per provare a forgiare le sue spade. Oh. Dove vai, Taka? Dove vai? Eri lì che conversavi. Lo spadaio si ricordava di te? Shinsuke è morto. Quello era il figlio. Com'è andata? Ujimasa crede di poter resistere all'assedio. Lo spadaio dice che i migliori arcieri sono andati ad affrontare i mongoli contro il volere di Ujimasa. Sono spariti da giorni. Se li trovassimo potrebbero aiutarci con l'assedio e così otterremmo il supporto della città. Raggiungimi nella città vecchia appena puoi. Li cercheremo lì. Mostreremo a Yarikawa come resistere. Niente, Jin è convinto di poter ottenere quello che vuole. Non è sempre detto, però se riuscissimo a trovare questi arcieri, ragazzi, intanto acquisiamo un bel punto tecnica. E niente, quindi dobbiamo trovare questi arcieri che sono spariti. Quella che usavi per martellare le spade. La ricordavo enorme, ma è minuscola. Stavi sempre lì e mi toccava portarti via di peso. Ujimasa cambierà idea. Speriamo, Yuna, speriamo. Salve! Allora, attualmente, ragazzi, posso finalmente potenziare la katana. Servono 10 di ferro e 150 provviste. Abbiamo entrambe, quindi io direi assolutamente di sì. Uccidi i nemici più in fretta. Quindi, ovviamente, la nostra arma attualmente risulta essere più efficace, ragazzi. Perfetto. Questa è veramente un'ottima notizia. Raccogliamo queste testimonianze. Vediamo se c'è qualcos'altro di utile. Sembrerebbe di no. Qua c'è il mercante, ragazzi. Vediamo se ha qualcosa di interessante. Attualmente abbiamo solo 12 fiori, ragazzi. Visto che comunque dobbiamo andare a recuperare la nostra armatura di famiglia, direi magari di tenerceli per adesso, per eventualmente cambiare il colore alla nostra armatura. Per quanto comunque questo colore su questa armatura mi piace veramente moltissimo. Se ne porterete. Sì, per ora riguardo il vestiario, ragazzi, direi di lasciare molte tutto grazie. Così com'è, in vista del cambio che faremo a breve. Per cui attualmente quindi dobbiamo arrivare fin qui alla fortezza di Yarikawa e sotto l'assedio mongolo. I loro migliori arcieri sono scomparsi, quindi se con Yuna riuscissi a ricondurli sani e salvi a casa, probabilmente insomma la gente di Yarikawa cambierebbe idea. Per cui direi di seguire quindi la missione il codardo di Yarikawa. Siamo sicuri che questi qua non se la siano semplicemente svignata, perché magari se la sono data a gambe, ragazzi, Allora usciamo dal forte. Raggiungi una nella città vecchia. Ok, dopo esserci dati una bella lavata, prendiamo Sora e vediamo di raggiungere questa città vecchia, ragazzi. Dovrebbe essere di qua, però qua c'è un appiglio. Non vorrei magari si dovesse direttamente salire qua. Quindi facciamo così, ragazzi. Arrampichiamoci e vediamo un attimino. Rovine della città vecchia, di raggiungere quindi il nostro obiettivo. È proprio di qua, ragazzi. Mi dispiace. Non ti credo. Ricordi quel vecchio pescatore con 6 dita? Non viveva in una di queste case? Non cambiare discorso. Ma che succede? Yuna, che ci fa perché lui? Perché discutete? Che c'è? Gli avevo detto di non venire. E quindi? Volevo aiutarvi, Lord Sakai. Restando a Yarikawa, sarei stato inutile. Meglio inutile che morto. Cerchiamo soldati dispersi. Non sei preparato. Posso imparare. E non vi intralcerò. Bene. Sta attento. E ascolta tua sorella. Sì, mio signore. Tracce degli arcieri? La gente del posto li ha visti qui, ma noi no. Cerchiamo in giro. Ok, apprezzo l'impegno di Taka. La voglia di sforzarsi comunque per rendersi utile. Molto ammirevole come cosa. Quindi cerca tracce degli arcieri. Vediamo, ragazzi, di trovare degli indizi qua intorno. Allora, questi sono stati ammazzati. Ferite di frecce. Dove sono finite? Recuperate per riutilizzarle. Segno di un abile arciere. Beh, se la freccia non si rompe, non si spezza, è riutilizzabile ovviamente. Qua ci sono delle impronte. Tracce. Sono 3 o 4. Dove sono andati? Scopriamolo.
Benissimo. Venivamo qui a caccia di prima. Seguiamo le tracce allora, ragazzi. Intrecciavamo minuscole gabbie di bambù. Ricordi perché venivamo qui a caccia di Grill? No. Per portarti via da nostra madre, quando si arrabbiava e voleva prendersela con quel... I grilli ti distraevano. Bene, continuiamo a seguire le impronte, ragazzi. Le impronte portano di qua. Dove cavolo sono andati a nascondere sti arcieri? Tantaran, tantaran. Sì, conducono di qua, Magari si sono nascosti per qualche strano motivo. Vabbè, a trovare li troveremo. Comunque le tracce portano a questa casa. Super palesi. Riuscì a battere quel lottatore di sumo ultimo. Ehi! Taka! What the fuck? No, non uccidere. Ma perché lo dobbiamo ammazzare? Aia! No, ma perché mi fate fa ste cose? Devi fare più attenzione. Controlliamo la casa. Cerco qui fuori. Ma povero orso, cioè era lì che si faceva gli affaracci suoi. Ah, che palle. Vabbè, allora controlliamo la zona di ricerca, ragazzi, e vediamo se ci sono tracce qua dentro. Allora, delle stuoie. Dormivano qui. Almeno l'orso non li ha divorati. Vabbè, se li avesse mangiati ci sarebbero sicuramente dei resti umani. Ma il povero orso giustamente ha sentito odore di pesce, ha sentito odore di frutta. L'orso è si è mangiato qua. Quasi tutto. Forse è per questo che sono vivo. Non era affamato. Beh, punte, corde e pelli per preparare la colla. Per forse preparare la colla. Jane, Taka, ho trovato qualcosa. Arrivo. Vediamo cosa ha trovato Yuna, ragazzi. La legna è ancora calda. Gli arcieri erano nella casa, devono essere vicini. Va bene, allora continueremo a seguire le loro tracce, perché tanto ne hanno lasciate. Prendiamo le provvistine e seguiamo le impronte in questo sentiero. Vediamo un po', devo prima ispezionare la zona, va bene. Ero partita, ragazzi, già in quinta a inseguirli. Qua cosa c'è? Questi sono esplosivi. Hanno rubato i barili di esplosivi mongoli. Iniziano a piacermi. Vabbè, magari stavano organizzando una trappola o robe del genere. Delle tracce. Benissimo, le seguiremo allora. Vedete? Già avevo capito cosa c'era da fare. Non che ci volesse un genio, ma va bene. Allora, le tracce vanno Eccoli di qua. Lì. Stanno raggiungendo quel crinale. Restano bassi per un motivo. Tenete giù la testa e non alzate la voce. Ah, eccoli. Minchia, li abbiamo raggiunti tipo subito. Ragazzi, oh! Vado e gli faccio bubu sette te. Salve! Un samurai! Vivo! Venite qui! Siete gli arcieri di Yarikawa. I pochi rimasti. I mongoli ci hanno scoperto a saccheggiare un campo. Noi siamo riusciti a fuggire. Dove sono gli altri? Catturati. Le tracce portano qui. Vi aiutiamo a liberarli. Ah, sembrate sapere il fatto vostro. Mi chiamo Daikoku. Jin Sakai. Sakai, eh? Basta che non siate uno Shimura. Diamo un'occhiata al campo. Allora, effettivamente no. Però, a quanto pare, lo diventerò molto presto, ufficialmente, sulla carta, sulla carta però. Allora... Carovana con prigionieri. I mongoli si preparano a partire. Sono diretti a un presidio nella città vecchia. Dobbiamo colpire ora, prima che partano. Sono d'accordo, perché se no non li prendiamo mai ecco più. Ecco gli arcieri. Stanno tutti bene. Prima li liberiamo, meglio è. Va bene. Inutile essere avventati. Sappiamo dove vanno. Possiamo tendergli un'imboscata sul tragitto. È un terreno difficile per un'imboscata. La città vecchia, invece? Ci sono dei tetti ai lati della strada. Possiamo anche usare gli esplosivi rubati. Buona idea. Mi piace il tuo modo di pensare. Bene. Partiamo prima dei mongoli. Benissimo, quindi gli tenderemo un'imboscata, però hanno preso i mongoli parte sono degli diretti arcieri. Da questa parte. Taka, entra in una di quelle case. No, voglio restare. Anch'io posso combattere. Jen, diglielo tu. Taka sa decidere da solo. Allora baderai tu a lui. E certo, così poi mi dai a me la responsabilità se gli succede qualcosa, vero? Hai paura? No. Ma che? Solo un po'. Yuna non ha mai paura. Suppongo siate così anche voi.
Abbiamo tutti paura a volte, eh? Anche se potrebbe sembrare il contrario. Abbiamo tutti paura. Anche Yuna. Anche voi? Sì. Quando i mongoli presero mio zio, temevo di perdere ciò che restava della mia famiglia. Tua sorella prova la stessa cosa per te. Sarei morto senza di lei. Anch'io. È vero. Vabbè, loro due sono... Eccoli lì, colpirò i barili non appena i mongoli saranno vicini. L'orsakai, sono legati. Non sono pronto. Puoi farcela, Taka. Fa della paura la tua arma. Sì, mio signore. Cioè, sono legati da un profondo sentimento, insomma. Ora, mio signore. Non ancora. Sono pronta, non sono tanto vicini, aspettiamo che si avvicinino di più. Sono abbastanza vicini ora, vero? Adesso! Senza pietà! Senza pietà! Mannaggia la miseria, vado! Basta! Che botta! Arrivo, signore e signori! Vi aiuto io! Sì! Anche perché... sono feriti, ragazzi! Gli abbiamo fatto esplodere gli esplosivi in faccia! Su, via! Ok, colpo di grazia! Ecco, fast! E dopodiché... Che altro c'è? A posto! Via! Ecco fatto! Chi altro? Chi altro c'è? Aspettate che... quanti siete? Attenzione! Ammazza, ragazzi! Non mi aspettavo, cioè, fossero così tanti, eh? Ok, vado di sopra, Bonnie! Sta arrivando! Ma che cavolo! Aia! Allora ce n'ho pure per te, non ti preoccupare! Ecco fatto, a posto! Dove? Dove? Capo! Oddio! Per poco non l'ho ammazzo, ragazzi! Aia! Ecco, guarda. Ecco, no, questa sono stata pessima, ragazzi. Pessimo tempismo. Forza. Ecco fatto. Un altro capo ucciso. Ne rimangono soltanto due per sbloccare la forma del vento. Che da quanto si vince dall'icona, ragazzi, sembrerebbe essere specifica per le lance. E questa cosa mi piace. Mi piace tanto. Mannaggia, su, ecco. Me la so cercata, ragazzi. Ho visto che stava per esplodere e non mi son girata. Un altro capo ucciso, signore e signori. Meno uno. Siamo molto vicini a sbloccare la forma del Veneto. Fantastico, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vorrei vedere cosa possiamo recuperare dai cadaveri. Anche perché ce ne saranno tanti in giro, no? Tipo questo, che ci ha provvistine. Di qua non c'è rimasto più nessun corpo. Sono spariti tutti, ragazzi. Ok, parliamo pure con dei corpi allora. Sì, sono qua. Bravo, Daikoku. Riporta i tuoi uomini alla fortezza di Yarikawa. Subito. So che siete un Sakai, ma non avevate detto di essere lo spettro. Ci aiuterete a spezzare l'assedio? Sicuramente. Se Ujimasa lo permette. Me ne assicurerò. Ok. Le dicerie erano veritiere. Mai visto nessuno lottare così. Beh, oddio. Taka, va con Daikoku. Devo parlare con Jin. Ci vediamo a casa. In questo preciso frangente ho fatto abbastanza pena. Ce l'abbiamo fatta. Però Taka, ti ringrazio. Poteva morire, Jin. L'ho visto cadere. Sta bene. È stato molto bravo. Non dovevo lasciarlo combattere. Yuna, so che vuoi proteggerlo, ma così lo stai frenando. Non è un guerriero. Potrebbe diventarlo. Non conosci mio fratello come me. Non potrai sempre difenderlo. So io cosa è bene per Taka. Tu pensa alla tua famiglia. Torno indietro. C'è un assedio a cui porre fine. Ci vediamo lì. Azzo. Le prime discussioncine. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, siamo riusciti a recuperare gli arcieri di Yarikawa. E la nostra leggenda si accresce, ragazzi. Il samurai spettro aumenta ovviamente la salute massima.
E possiamo finalmente sbloccare una nuova arma spettrale. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, bomba fumogena e bomba adesiva. Direi magari un po' meglio la bomba adesiva attualmente. Perfetto. Un pacchetto di polvere nera intriso di pece. Si attaccherà a chiunque. L'esplosione sarà inevitabile. Ok. Beh, comunque può essere utile, ragazzi. Quindi bisogna ovviamente selezionare l'arma da lancio, diciamo così, la mano, e quindi poi scegliere la bomba adesiva. Quindi benissimo così. E quindi questo è stato completato, ragazzi. Non ci resta che... sì, salve. Che quindi sventare questo assedio, insomma. Salve. Come stanno le reclute, Daikoku? Il loro morale è alto. Sanno che lo spettro lotta con noi. Bene, bene, mi fa piacere, insomma. Quindi adesso... Allora, per quanto riguarda, ragazzi, la questione Yuna, Tak, eccetera, allora io Yuna la capisco. Lord Sakai, siete tornati. Ci sta. Vuole proteggere suo fratello. Però comunque suo fratello, ragazzi, è adulto. Cioè, nel senso, di regola è in grado di decidere per sé. Però evidentemente Yuna gli vuole talmente bene, ragazzi, da volerlo proteggere a qualsiasi pericolo. Taka, grazie ai tuoi sforzi Yarikawa può sperare di farcela. Devi essere orgoglioso. Lo sono, signore. Ma i mongoli sono sempre più agitati là fuori. Ora sanno che Yarikawa non si arrenderà e cercheranno vendetta. Attaccheranno stanotte? Ne dubito. Ci terranno svegli per poi attaccare domani, quando saremo esausti. Cerca di riposare un po'. Sono tutte tecniche. Ok, lo spettro di Yarikawa. Qua incomincia questa nuova sottomissione. Passate. Quasi dimenticavo. Yuna è nel torrione. Vuole che la raggiungiate. Perfetto, grazie Taka. Sei stato veramente gentilissimo. Qua questo tizio brilla. Se avete delle pelli per me, vi potrei dare qualcosa in cambio. Che cosa? Che cosa mi dai? Ah, qua possiamo potenziare le armi a distanza, ragazzi. Mi dispiace. Mi serve altro per questo. Questa cosa è interessante. Interessante, la terrò a mente. Quindi bisogna raccogliere pelli principalmente. Queste sono cose ovviamente più secondarie, ragazzi. E quindi raggiungiamo il torrione. Vediamo che cosa ha da dirci Yuna. Lord Sakai. Salve Ujimasa, è un piacere rivederla. Mi scusi, ma non ho intenzione di parlare con lei. No, vabbè, sì, sono educato, parlo anche con lei. Mi dica. I preparativi per difendere la città procedono. Daikoku dice che è merito dello spettro e vi ringrazio. Ma ciò non cambia la mia opinione su vostro zio. Non importa. Senza più samurai, ci serve il vostro aiuto. Ci serve carne da macello per i mongoli. No, ci servono più che mai le qualità che distinguono Yarikawa: abilità e coraggio. Ci penserò su. Ok, la ringrazio, è stato molto gentile. Però, ragazzi, niente, decoccio. Che vogliamo fare? Allora, saliamo su per questa bella scaletta e parliamo con Yuna. Ancora più in alto. Aspetta, perché qua ci sono le provvistine che brillano. Perfetto. Ciao! Anche tu sveglia. Hanno ucciso il samurai. Quante possibilità hanno di condannarmi? Dobbiamo tentare. Penso tu ne abbia più bisogno di me. Kenji ha passato il resto della giornata con un sandalo solo. È terribile. Mia madre ne andava matta. Lo beveva come fosse acqua. Si infuriava quando rimaneva senza.
Urlava: «Dov'è il mio tè?» Una donna esigente. Spezzò il braccio a Taka quando aveva 6 anni. Lo portai via, il più lontano possibile da lei. Seppi che la trovarono un mese dopo, riversa in una strada. Sei stata coraggiosa a proteggere Taka. A volte possiamo solo allontanarci da quello che conosciamo. Yuna! Jin, ci siamo! Alle porte! Non ripiegheremo per nessuna ragione. Assolutamente. Ti seguo, ragazza. Yuna, i mongoli! Andiamo! Sono vicini? Sì. Alle porte della città, se riescono a passare! Li fermeremo! Non passeranno. Per quanto io abbia troppo alcol in corpo. Taka, raduna chi non può combattere e portali al torrione. Gente, rifugiatevi tutti al torrione. Presto. Oddio, no. Ci attaccano. Ci penso io. Pronti a resistere. Uccideremo chiunque oltrepassi queste nostre mura. Porca miseria. Aiutiamo gli arcieri, ragazzi. Minchia. Non sarà tanto facile, Ok. Ma riesco a colpirne qualcuno? Aspetta un attimo, Forse non ho capito quello che devo fare. Oh, ma questi sono entrati. Aspetta allora. Io stavo lì a scagliare freccine. Che cavolo. Vi aiuto. Sono arrivata troppo tardi, ragazzi. Porca miseria. Maledetti. Voi siate maledetti. No. No, ma dai. Ma quanti me ne state ammazzando? Oh, bastardi. Usiamo kunai, ragazzi. Ah, porca miseria. Oh, kunai. È pure al grossone qua. Mannaggia la miseria. Ok, preso kunai, perfetto. Ne abbiamo fatto fuori un altro. A tua sorella, a tua madre, a tutta la tua stirpe. Oh, sono qua. Pezzo di merda, non te la prendere con gli altri. Prenditela con me. Forza, ok. Ti fermerò tutti se necessario. Uno ad uno. Chiaro? Forza. Avanti un altro. Ok. Oh cavolo. Difendete la posizione. Yuna, con me. Ok. Infatti, aspetta, la porta settentrionale dov'è? Sì, è di qua, ragazzi. Mannaggia la miseria. Pensavo che fosse direttamente da quest'altra parte. Respingeteli. Difendete la porta. Non vi preoccupate. Ci sono io. Ci sono io. Uno ad uno vi farò fuori. Andiamo. Grossone. Toma. Prendi questo. Aspetta di qua. Aia. Oh. È buono. Mannaggia. Oh. Porca miseria. Non mi farò di certo ammazzare, Teneteli lontani. Ma anche arcieri, no. Fermateli. Minchia. Scagliate le vostre frecce, accidenti! Mannaggia santa. Ok. Fuori un altro. Chi altro c'è? Scudo. Non mi fa paura. Ok. Boom, bitch! Ehi.
Viecce merda, viecce merda. E lanciala sta breccia. Ok. La parata perfetta, ma quanto mi piace. Troppo, troppo. Ehi tu. Ah. Ok, c'ho fuori questo con lo scudo, ragazzi. Ah, lanciere, via qua. Niente, colpi completamente andati a vuoto. Ok. Chi altro c'è? Mazza quanta roba. Si ritirano i maledetti. Stanno arretrando. Sì. Li abbiamo appena scalfiti. Cosa hanno in mente? Vogliono tirarci fuori. Oh, no. No. Cerca di tenerli lontani, poi torna al torrione. Io mi occupo delle armi da sé. Vengo con te. No, resta con Taka. Porcaccia miseriaccia, oh! Quasi salto in aria, Dio santissimo. E distruggere quelle armi d'assedio. Ok, bisogna raggiungere quindi le armi d'assedio mongole, ragazzi. Il punto è, come? Senza che nessuno mi veda? Questa è una bella domanda, ragazzi. Allora, io sto andando così completamente a caso, ragazzi, eh. Completamente alla cieca, ma le armi di assedio sono qua. Oddio, corri. M'hanno visto tutti. Ma io me ne vado. Arrampicati. Forza, forza, aia la puta che te parió. Niente, sto andando a fuoco, ragazzi. Vabbè, ho capito, va. Non mi avete rotto un po' le palle, eh? Raga, un guaio. Questo è un guaio grosso, grossissimo. Ma proprio immenso. Mannaggia santa. Vabbè, ma c'è tutto l'esercito qua dietro. Porca miseria. Ok. Su. Mannaggia la miseria. Speravo di riuscire a finire questa missione, ragazzi, già adesso, ma la vedo proprio male. No, proviamo ad arrampicarci adesso, ragazzi. Oh, ma salta, cazzo! Io non so perché non salta, ragazzi. Solo forse... Oh, beh, vabbè, perché ci stanno nemici nelle vicinanze, non lo so. E tu madre! Ok, kunai a go go. Mi sa che è proprio la cosa migliore da fare a sto punto, perché mi avete rotto tre quarti di palle attualmente. Ah merda. Ma come ti permetti? Forza. Mo basta. Ok. Oddio che guaio, ragazzi. Io ancora non ho ben capito. Adesso sì. Adesso sale, ragazzi. C'erano troppi nemici. Porca miseria, brucerò sta minchia. Come fa? Ci stanno 3 miliardi di persone qui. Che fai? Come faccio a bruciarle se ci sono 3 miliardi di persone? Li devo ammazzare prima tutti, ragazzi. Posso stare qua 3 anni. Aspetta, non ci prova. Ok, fuori un altro. Su. Che non ho tutto il giorno. Oddio. Ok. Questo è un guaio. È un guaio grosso, immenso. Ecco fatto, guarda. Direttamente. E tua hermana. Fin quando dai fuoco agli amici tuoi, a me va benissimo, guarda. Ok. Fuori un altro. Coraggio. Chi altro c'è? Dojo e cavolo. Su. Ok. Forza te anche. Ok. Chi altro c'è? Solo arcieri. Mi diverto tanto allora. Ok, perfetto, ragazzi. Diamo fuoco a queste benedette catapulte. Fuori una.
fuori una e fuori un'altra, tipo subito. Sì. E vai! Hanno sfondato le mura. Cazzo. Ma possiamo ancora respingerli. Non ci arrenderemo non mai. Sarà facile tornare alla fortezza. È perché è pieno di gente qua in giro. Vabbè ragazzi, allora, io non ho visto icone di salvataggio, ma devo sperare ovviamente che mi farà ripartire da qui. Io comunque il salvataggio manuale lo faccio. In ogni caso, pure se non dovesse essere, ragazzi, ovviamente la prossima volta farò in modo di ripartire da qui con la registrazione. Perché ragazzi, veramente se no dura troppo tempo questo video. Però sono stata contenta di aver fatto parte di questa missione, pensavo fosse un pochettino più breve, in effetti invece la questione si è allungata più del previsto ragazzi, perché purtroppo Yarikawa è stata presa dai mongoli e prima va a cercare gli arcieri e poi niente, poi bisogna resistere ragazzi, però soltanto così sicuramente riusciremo ad ottenere la fiducia della gente di Yarikawa, perché abbiamo bisogno ovviamente di queste persone per poter resistere al Kotun Kan. Quindi speriamo in bene, finiremo questa missione la prossima volta, poi andremo finalmente a recuperare questa benedetta armatura e poi vedremo che cosa succederà ragazzi, perché arriverà la ciccia vera, perché bisogna vedere se lo Shogun risponde dal Giappone, se ci manda gli aiuti che abbiamo richiesto, e quindi bisogna scoprire come si evolvono le cose. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.